Secondo René Descartes, Renato Cartesio, la volontà è la facoltà di scegliere e in special modo di scegliere la ricerca del vero mediante l'esercizio del dubbio. Proprio perché si attua nelle scelte che facciamo, la volontà è libertà. E poiché la volontà è più estesa dell'intelletto, spesso non riusciamo a contenerla entro i limiti di ciò che comprendiamo e così può facilmente allontanarsi dal vero. Se questo succede, cadiamo nell'errore. Conclusione: per Cartesio l'errore è il risultato di una cattiva volontà. Dietro a questo ragionamento c'è il tema del libero arbitrio che Cartesio affermava ma che resta tutto da dimostrare. Soprattutto dopo gli esperimenti del neurofisiologo Benjamin Libet, che hanno fatto vedere come l'attività cerebrale che dà l'impulso all'esecuzione di un'azione inizi circa mezzo secondo prima che diventiamo consapevoli dell'intenzione di compiere quell'azione. Mamma mia, come l'ho detta difficile. Aspetta lì che rifaccio. Noi ci rendiamo conto di voler fare una certa cosa solo dopo che il cervello ha iniziato le procedure per farla. Pertanto, ogni nostro apparente atto di volontà non dipende dalla volontà, ma da un impulso inconscio. E questo ha portato alcuni studiosi a negare l'esistenza del libero arbitrio. Ma non diciamolo a Cartesio. Be it as it may, l'errore volontario di Cartesio e le azioni involontarie di Libet, che poi si dirà Libet, 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 ma... mi pareva potessero essere un buon aggancio per parlare oggi di How Customers Think, Essential Insight into the Mind of the Market di Gerald Zaltman. Titolo in italiano, Come pensano i consumatori. È un libro del 2003, ma io l'ho letto adesso ed è per questo che te ne parlo oggi. E poi, chi l'ha detto che dobbiamo parlare solo di libri nuovi? In tutti i libri si trovano spunti utili. E a proposito di spunti utili, qui ce n'è tantissimi dalla prima all'ultima pagina. In questo video io ho scelto però di raccontartene 6 che mi sembrano importanti quando mettiamo a punto le strategie del nostro marketing. Che se vuoi metterti sul mercato con la tua startup o impresa individuale, un po' di marketing lo devi fare. Invece qui sotto in descrizione ti metto il link a un blog post dove trovi contenuti extra sempre sul libro di Zaltman. Allora, abbiamo iniziato parlando di volontà e di errori, continuiamo parlando di errori a volontà. Sì, un gioco di parole pessimo. Andiamo avanti, va? Ecco qui 6 errori di quella che potremmo chiamare la psicologia del marketing. Errore 1. I clienti pensano in modo razionale e lineare. E invece no. Quando scelgono di acquistare un prodotto o un servizio, i clienti non si mettono a fare una valutazione, ricavandone in modo quasi logico una conclusione su quanto il valore promesso dalle singole caratteristiche di un prodotto riesca realmente a corrispondere al valore attuale di quel prodotto. Infatti, quando compriamo qualcosa, mettiamo in atto un altro processo. O meglio, in alcuni casi limitati, può anche succedere che facciamo le nostre certosine valutazioni, ma nella maggioranza delle occasioni non è che ci mettiamo ad analizzare, che ne so, tutti i vantaggi che un singolo attributo di un'automobile, un aspirapolvere o un cellulare ci può dare per capire se comprarlo o no. Al contrario, il processo di scelta sembra essere piuttosto automatico e dipende dalle abitudini e da altri fattori inconsci influenzati dal contesto sociale e culturale. E sebbene quello che facciamo sia il risultato dell'unione di ragionamento ed emozioni, sono le emozioni, ci dice Zaltman, che arrivano per prime nella determinazione del comportamento. Hai presente quando fai una scelta di pancia che poi può succedere che rimpiangi dopo quando ci pensi meglio? Ecco, più o meno quella roba lì. Errore 2. I clienti possono spiegare facilmente il loro pensiero e comportamento. Sbagliato. Dobbiamo abbandonare l'idea secondo cui la maggior parte delle nostre attività mentali avviene in modo conscio, perché quello che succede nella nostra zucca è per lo più frutto di un'attività inconscia e noi siamo consapevoli solo di una piccola parte di tutto quello che ci passa per la testa. Prendi ad esempio le emozioni che proviamo e quanto è difficile spiegarle in modo chiaro. Toh, prova tu ad esempio a spiegare in modo esaustivo il piacere della prima sorsata di birra dopo una giornata di lavoro, tanto per buttare lì tra le righe il titolo di un bel libro di Philippe Delerm. Se è vero, come dicevamo prima, che sono per lo più le emozioni a spingere verso un acquisto, e se le emozioni sono difficili da spiegare, allora un cliente che cerca di spiegarti perché ha fatto un certo acquisto non sarà del tutto attendibile. Ad esempio, un profumo si compra generalmente sulla scia di ricordi associati a certe emozioni per descrivere le quali non abbiamo neanche le parole. È curioso come l'olfatto sia forse il senso più forte ed evocativo che abbiamo, però viviamo in una cultura che ha da sempre preferito la vista e abbiamo costruito un articolato linguaggio visivo non curandoci di fare la stessa cosa per un linguaggio olfattivo. Errore 3.
La mente, il cervello, il corpo, la cultura e la società del cliente possono essere accuratamente studiati in modo indipendente l'uno dall'altro. Questa idea è il frutto della specializzazione delle discipline di ricerca che tendono sempre più a occuparsi di segmenti ristretti della realtà. E se un atteggiamento del genere può forse essere utile per il progresso delle scienze, tutti noi sappiamo che in verità non viviamo le nostre vite a compartimenti stagni. Per muoverci in modo coerente con il nostro marketing, allora, dobbiamo passare dalla visione separata delle singole parti alla considerazione delle interazioni tra queste stesse parti. La nostra mente, livello psicologico, non esiste senza il nostro cervello, livello neurologico, che sta dentro al nostro corpo, livello fisiologico, che vive in una società, livello socio-antropologico, che esprime una certa cultura, livello educativo-pedagogico, che influenza la nostra mente e via dicendo. Esempio al volo che ci fa Zaltman. La percezione del dolore cambia a seconda della cultura di appartenenza e questo dipende dall'idea di cura che quella certa cultura ha sviluppato. Errore 4. I ricordi del cliente rappresentano accuratamente le sue esperienze passate. 9. Non bisogna pensare che i nostri ricordi siano stabili e immobili. Al contrario, da un lato li possiamo dimenticare. A me succede di continuo, dannazione, non mi ricordo mai niente. E dall'altro, uno stesso ricordo può essere ricordato in maniera diversa a seconda dell'occasione in cui ce lo ricordiamo. La memoria è fragile. Di conseguenza, una stessa esperienza d'acquisto ce la possiamo ricordare in un certo modo dopo una settimana e in un modo totalmente differente dopo un mese. Se non ci credi, hanno fatto diversi esperimenti su questa faccenda. E Zaltman ne cita alcuni davvero illuminanti che qui non ti dico, perché se no, finiamo domani. Trovi tutto nel libro però, eh? Errore 5. I clienti pensano mediante parole. Naturalmente le parole hanno un ruolo centrale quando comunichiamo i nostri pensieri, ma non riescono a coprire l'intera ampiezza dei pensieri che abbiamo. Il nostro pensiero infatti funziona per lo più per immagini o rappresentazioni mentali che non è sempre detto che possano essere tradotte in parole. Perché il campo d'azione della lingua è molto più limitato di quello della mente. Proprio come diceva Cartesio, secondo cui i limiti dell'intelletto sono molto più ristretti dei limiti della volontà. Senza contare che, ci ricorda Zaltman, in un atto mentale, l'attivazione dei neuroni precede non solo il momento in cui diventiamo consapevoli di avere un pensiero, e qui si capisce che Zaltman ha fatto i compiti a casa e ha studiato Benjamin Libet, ma precede anche l'inizio dell'attività nelle zone del cervello dalle quali dipende il linguaggio. In altre parole, le zone del linguaggio verbale si attivano solo dopo che qualcosa è accaduto nel nostro cervello in modo inconscio. Errore 6. Ai clienti si può inoculare un messaggio di marketing e saranno capaci di interpretarlo in modo corretto. Sì, figurati. Ogni messaggio che riceviamo chiede di essere interpretato e proprio perché non pensiamo solo usando le parole, noi lo interpretiamo alla luce della nostra cultura, dell'esperienza personale, dell'umore del momento e così via. Ci costruiamo le nostre personali immagini dei prodotti, le nostre metafore e le nostre immagini del brand, della startup o dell'azienda. Riflettendo su questo punto, mi viene da dire che la cosa più difficile del marketing è allora creare dei messaggi che non portino fuori strada i clienti, lasciandoli al contempo liberi di personalizzare parte del contenuto, quel tanto che li fa contenti e li fa familiarizzare con il prodotto, anzi che ci fa contenti perché tutti noi siamo clienti di qualcun altro. Bene bene bene, finisco dicendoti che se stai lanciando la tua startup, un nuovo prodotto o un servizio, quando metti a punto le comunicazioni di marketing, tieniti alla larga da questi 6 errori. Considera quante cose i clienti fanno senza neanche rendersi conto e metti a punto le giuste immagini e metafore. E ora, dato che abbiamo capito che ogni azione che facciamo inizia con uno stimolo inconscio, metti like a questo video e segui il mio canale. E mezzo secondo dopo goditi l'impagabile piacere mentale dell'insorgenza della consapevolezza di aver fatto 2 bei clic. Insorgenza, ma dimmi tu, ma come mi vengono ste parole?